Salve a tutti, sono Boban Pesov e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente oggi vi voglio presentare qualcosa di molto molto creativo. Come tanti di voi, o forse pochissimi di voi, sanno, ultimamente ho dedicato il mio tempo al trasloco. Lo so, è una cosa molto molto frustrante per chi decide definitivamente di trasferirsi in un posto e non muoversi da lì per millenni. E sapete come vanno i traslochi? Riordinare completamente il proprio living, se si può definire in questo modo, ma fa anche più figo. Sono un po' cracco in questo caso, il mio living. Praticamente sì, ho dovuto completamente rinnovare il mio arredamento, perché quello che avevo nell'appartamento prima non andava bene. Anche perché lì ero in affitto e qua è una cosa completamente mia, quindi giustamente ho dedicato molto più tempo, passione e voglia di fare, ok? E anche di spendere, forse, perché che è stata, diciamo, la nota dolente di tutta la situazione, però pian pianino sono riuscito a sistemarmi e ora sono qui a raccontarvi questa bellissima esperienza che so già che a alcuni di voi non frega un bene amato. E anche questa volta ho voluto lasciare un tocco di Boban Pesov, ovvero la mia struttura da salotto che fa anche da cornice per la televisione. Perché spendere il proprio tempo per disegnare, progettare una struttura del genere? In primis io ho provato a vedere in vari negozi, anche negozi un po' più prestigiosi, diciamo di design, qualcosa che possa comunque attirare la mia attenzione e magari convincermi di avere in casa mobile da salotto, però non ho trovato nulla in grado di soddisfarmi e quindi mi sono detto, ok, me la progetto io. E l'altra motivazione, forse quella più importante, è che io odio i cavi in vista, sul serio, veramente io detesto vedere i cavi sparsi dappertutto, non ordinati, una cosa che mi dà fastidio. Come in questo caso, voi forse non lo vedete in video, però sotto la mia scrivania c'è il caos totale, quindi non vedo l'ora di progettare qualche sistema anche qui in ufficio per poter nascondere i cavi. Magari ci farò poi un altro video su quello che dovrò costruire in ufficio, ma per adesso concentriamoci sulla struttura. Quindi questa struttura permette di nascondere tutti i cavi dietro la struttura stessa, una figata unica. Qual è stato il processo di lavoro? Allora, innanzitutto ho dovuto progettarla la struttura. Sono partito con una sorta di scheletro che è un montante, ovvero 4 travi che vengono uniti e poi bullonati a muro, che sono praticamente i rinforzi dove andranno a poggiare le assi. Una volta fatto questo, vengono inserite 2 travi trasversali. La trave superiore servirà come ancoraggio per la barra orizzontale che servirà poi per appendere la televisione e anche per bullonare le stesse assi. Quindi è importante quella trave trasversale superiore. Invece la trave trasversale inferiore, diciamo che crea questo rettangolo dove poi verrà inserito il nostro parallelepipedo. Diciamo che la nostra mensola, ma non è proprio una mensola, ma è proprio un parallelepipedo che viene inserito, dove poi verranno messi dentro un paio di libri, non so, un decoder, la PlayStation 4 e così via. Infatti sarà questo l'oggetto che verrà bullonato per prima di inserire le assi che andranno a coprire tutta la struttura. Prima di inserirlo sia alla trave trasversale sia al nostro parallelepipedo, ho fatto un paio di buchi dove saranno utilizzati per far passare i cavi, giustamente, che partiranno dalla televisione ad andare giù fino ai decoder o la PlayStation oppure altri apparecchi che si vogliono inserire lì. Lo stesso cavo di alimentazione della televisione dovrà passare di lì, perché poi la ciabatta verrà inserita nella parte bassa. A questo punto la struttura viene completamente rivestita, viene bullonata nella trave trasversale e incollata su tutto il perimetro del nostro montante a base quasi quadrata. Facendo così la nostra struttura è perfettamente stabile e ci togliamo anche il problema delle viti a vista. Lo so che a qualcuno piacciono, ma a me sinceramente preferisco avere i pannelli completamente puliti. Successivamente vengono fatti dei buchi
anche sui pannelli che stanno dietro la televisione per far passare sempre i cavi. Giustamente, quando vengono messe le plance sopra la struttura, devono essere ritagliate seguendo il parallelepipedo. Questo significa che i pezzi in eccesso dovranno poi essere attaccati nella parte inferiore oppure nella parte interna. Però nella parte interna abbiamo deciso con il falegname di realizzare una sorta di sportello per motivi di gestione e sicurezza. Dietro lo sportello ho messo la ciabatta a portata di mano per qualsiasi evenienza. Tu apri lo sportello, togli, non lo so, il cavo della PlayStation, inserisci un altro, magari vuoi aggiungere un altro apparecchio, lo puoi aggiungere. Questo sportello ha una chiusura a calamita, quindi è facile da aprire e facile da chiudere. È molto molto elementare e la cosa bellissima è che non ha delle maniglie o delle cose in vista che possono comunque dar fastidio. Infatti quando si è seduti sul divano non riesce a notare che quello è uno sportello apribile. Sullo sportello ho fatto dei buchi per far passare i cavi, quindi il cavo dell'alimentazione della PlayStation 4, quello della PlayStation 3 e poi anche i cavi HDMI che comunque ho fatto passare sempre dai soliti buchi e vengono poi attaccati alla televisione. Per sicurezza io ho messo dei cavi HDMI in più collegati alla televisione. Non si sa mai, in futuro magari potranno servire. Boh, perché poi la ciabatta per alimentare i vari apparecchi l'ho messo nella parte bassa dove sta lo sportello, quindi mi sono risolto almeno mezzo problema. Ma i collegamenti con la televisione giustamente devono essere fatti prima, che sono quelli un po' più delicati e un po' più difficili da gestire, soprattutto i collegamenti tra la televisione e gli apparecchi che stanno nella parte inferiore. E per finire, la struttura si presenta in questa maniera. Ok, devo ammetterlo, a me piace tantissimo. Ho scelto poi la colorazione del parallelepipedo, un arancione che viene definito traffico. Diciamo che è un arancione che ho utilizzato anche per la parte interna della porta d'entrata di casa mia. Diciamo che si abbinano alla perfezione dato che si trovano nello stesso ambiente. Il materiale di questo parallelepipedo è fatto di segatura, concedetemi questo termine, pressata al massimo. Un pannello pesa tantissimo, veramente. Per trasportare questa forma ci sono volute due persone, hanno fatto parecchio fatica a portarlo nel mio salotto. E solitamente queste plance vengono utilizzate per fare i gradini delle scale, non so, di un'abitazione. Quindi devono sostenere dei pesi abbastanza grossi. Per quanto riguarda invece i pannelli che ricoprono la struttura, sono di un legno più pregiato. Ho deciso di utilizzare un legno in rovere. Perché questa scelta? Innanzitutto per il colore. Ha questo color legno chiaro che col tempo tende a diventare di una tonalità un po' più grigia e questa cosa mi piace tantissimo. E poi è resistentissimo, ragazzi. Qui ho deciso di utilizzare delle plance larghe 60 centimetri. Attenzione, per il rivestimento della struttura avevo due opzioni: o decidere di utilizzare delle assi più strette, magari di 20 centimetri ciascuna, e metterle in fila sopra la struttura. Giustamente, se sono più larghe, col tempo tendono a diventare più curve per il fattore cambio di temperature. Col passare del tempo, giustamente, il legno tende, ok, a mutare la sua forma e la sua struttura. E questo mi limitava parecchio perché ero costretto a prendere delle assi molto ma molto più piccole, di 15 o massimo 20 centimetri. E dato che io volevo delle plance molto più larghe per dare un senso di unicità, concedetemi il termine, e non avere questa divisione spezzettata delle assi, ho deciso di utilizzare sempre il legno in rovere ma con una struttura a sandwich. Chiamiamola così. Praticamente, se andiamo a vedere di profilo la struttura, noteremo che le plance sono composte da due strati esterni di rovere che chiudono un insieme di listelli sempre in rovere. Questo consente al legno di essere molto ma molto più flessibile e quindi si va a risolvere il problema del legno che si piega col tempo, soprattutto quando si tratta di avere dei pannelli larghi sopra i 25 centimetri o i 30 centimetri. Addirittura qui ho utilizzato dei pannelli larghi 60 centimetri. E arriviamo a quella che è la nota dolente: i costi. Allora, amici miei, io per questa struttura, compresa la mano d'opera dei falegnami, giustamente io l'ho progettata, ho dovuto
far fare agli altri, perché io forse sarò bravo a pensarla una struttura del genere, ma non a costruirla. Sono un po' il classico tipo che è bravo a realizzare un determinato quadro, ma non saprebbe neanche appenderlo poi. E che pensate? Immaginatevi Renzo Piano che progetta il Pompidou, non è che si va a mettere lì a con chiodi e martelli. No, come ho detto, il costo totale è di 750 euro. Alcuni di voi che forse hanno avuto esperienza di traslochi dove hanno dovuto, diciamo, rinnovare la propria casa, diranno che non ho speso un cazzo. Invece tanti altri mi diranno: Boban, ma 750 euro sono tanti. No, no, credetemi, sono pochi, sono pochi. Andate in qualsiasi negozio dove vendono immobili, anche quello più scrauso, e avete un budget da spendere sui 1000-1500 euro per un mobile da salotto, per la televisione, con qualche mensola e così via. Dovete essere coscienti del fatto che vi porterete a casa una mezza ciofeca. E più i costi sono bassi, e più rischiate di portarvi a casa una merda di mobile, ok? Tipo quelli che magari hanno uno sportello, dopo qualche anno lo vedi leggermente storto lo sportello, oppure si stacca completamente la cerniera. Se volete un mobile resistente, magari anche di bell'aspetto, di design, non lo so, esagerando, dovete andare dai 3.000 ai 4.000 euro in su. Io in questo caso ho cercato di realizzare una struttura che possa farmi risparmiare, dove ho utilizzato dei materiali di qualità, poi è fatto anche artigianalmente da dei falegnami competenti che hanno del mestiere tra le mani secondo i miei gusti, giustamente, dove non mi trovo in quella situazione in cui ho comprato quel mobile non perché mi piace tanto, ma perché mi conveniva. Non so se rendo bene l'idea. Quindi se un giorno volete rinnovare il vostro salotto, optate anche per questa soluzione, cercare di inventarvi qualcosa di vostro. Ricordatevi che su internet ci sono mille esempi come questo, su Pinterest ad esempio. Io Pinterest certe volte quando vado in bagno ci resto per 2 ore perché mi metto a spulciare le foto su Pinterest e non la smetto più. Quindi ci sono mille esempi simili a questo dove potete sperimentare, potete reinventare, rimodellare e così via, e poi vi divertirete un casino come io mi sono divertito a progettare questa struttura. E poi lo vivi anche questo elemento di arredo. Io ho voluto realizzare questa cornice che possa spezzare quelli che sono tutti gli altri elementi molto più moderni attraverso quello che è il legno in rovere, che è l'unico elemento di legno a vista e quindi ha una valenza maggiore, perché se hai già tanti elementi di legno in vista nel tuo ambiente che circonda la struttura stessa, magari stona un pochino. Invece essendo l'unico funziona benissimo e diventa come una sorta di quadro o una cornice semplice, minimale, è anche efficace, ma soprattutto non occupa spazio, e questa è una cosa molto fondamentale, soprattutto se abitate in spazi piccoli. Cercate di sfruttare al meglio i pieni e vuoti. Diciamo che una struttura del genere può aiutare parecchio. Ok, io vi ringrazio per la vostra attenzione, è stato bellissimo, spero vi sia piaciuto questo video, mi auguro che tanti di voi riescano a vederlo. Sono sicuro che non è un tema che possa garbare a tutti, soprattutto nel mio canale, siete abituati ad altre cose. Questo è anche lo spazio dove io condivido con voi le mie creazioni, questo mi fa molto piacere. So che in pochi lo vedranno, ma ce ne sbattiamo altamente le giberne di questo, però a tutti coloro che l'hanno visto e hanno piacere di condividere questo video sui propri contatti social, perché no? Perché fatelo, condividetelo, consigliatelo a un vostro amico, un vostro parente che sta per traslocare, vuole, è in dubbio, non sa cosa realizzare nel proprio salotto. Consigliategli il video, consigliate il canale di Boban Peso alle vostre mamme. Vi ricordo che il 25 e il 26 sarò ospite al Giocomics di Cagliari. Mi troverete lì insieme a Don Alemanno. Finalmente vado in Sardegna, nella sua terra. E non vedo l'ora, perché non sono mai andato in Sardegna. Portatemi tanti regali, cianfrusaglie, roba strana, giochi della PS1. Che bello pretendere i regali. Questo adesso sono una bellissima persona, vero? Certo. E poi vi ricordo che è disponibile il pre-order di Nazi Vegan ID 2 Soluzione Finale Parte 1.
su Amazon, andate subito ad ordinarlo perché sta per uscire. Intanto io mi metterò al lavoro sulla parte 2 e così concludiamo questo mondo, ok, che ci siamo creati io e Don Alemanno, perché siamo delle menti abbastanza disturbate, soprattutto la sua. Io vengo dopo. Alla prossima. Ciao ciao.